Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Little Changes! Cry babies! Little Changes! Raccogli l'immondizia! Un po' più in alto, un po' più a destra e... fatto! Oh! Little Changers, su, viene dalla foresta! Questo picnic è un disastro, abbiamo finito le bibite! Che schifo, c'è immondizia ovunque! Non sanno che non si butta la spazzatura a terra? Ehi, lo senti anche tu? Oh no! I raggi solari passano attraverso il vetro e creano incendi! Oh no, un incendio! I pompieri! No! Bebè, non si butta l'immondizia nella foresta! Potevate causare un incendio! E poi, guardate che sporco! È vero, dobbiamo lasciare la foresta come l'abbiamo trovata! Su, raccogliamo tutto! Insieme ci prendiamo cura del pianeta! Little Changers! Su, forza! Curiamo assieme la foresta! Sapevi che gli umani sono la causa di 4 incendi su 5 nelle foreste? Non buttare immondizie a terra e assicurati di lasciare tutto pulito quando vai via! Con piccoli cambiamenti puoi salvare il pianeta! Speriamo non si sciolga. Con questo freddo? Ne dubito. Perché nessuno viene a prendere il gelato? Non saprei, sono deliziosi. Facciamo qualcosa per farli venire. Sì! Ci fingiamo malati? Organizziamo una festa? O facciamo più gelati? Beh, quello forse no. Mi hai dato un'idea, Betty! E se aggiungessimo qualcosa al gelato? Una sorpresa per il più fortunato! Certo! Un biglietto speciale! Esatto! E chi lo troverà potrà fare un giro nella fabbrica! E potranno farsi il gelato che vogliono! Sì! Ma e se rompessero qualcosa? Ma solo un bebè entrerà! Chi troverà il biglietto? Poi sono nostri amici! Perché dovrebbero fare danni? Hai ragione! Facciamo il biglietto! Lo faremo io e Betty! Sì! Credo che manchi ancora dell'altro. Oh, ci sono! Qualcosa di dorato! Il tuo biscotto, Betty! Betty! Oh! Wow! Guarda! È perfetto e unico! Andiamo! Qui. Wow, che bello! Ed è l'unico! Ecco, Betty, nascondilo! Mi hai dato l'idea, ma fa attenzione, ok? È importante assicurarsi che nessuno ci veda. Ottimo, Betty! Ora dobbiamo solo chiamare gli altri bebè. Li chiamo io! Ma chi è? Oh! C'è un biglietto fortunato nel gelato? E chi lo troverà potrà fare un giro nella fabbrica e farsi il gelato? Oh, cosa? Lo troverò io! Oh, non viene nessuno. Ah, lo sapevo! Wow! Guarda quanti gelati! Di sicuro è questo! Lo voglio! È per me! Gelati! Ehi, non dimenticatevi che il vincitore dovrà venire col biglietto dorato alla fabbrica questo pomeriggio! Ah, che emozione! Chi avrà il biglietto vincente? Io! Ce l'ho io! Ce l'ho io! Dreamy! Che fortuna! Hai vinto! Vediamo! Congratulazioni! Benvenuta alla fabbrica dei gelati! Ehi, ho trovato il biglietto vincente! Cosa? È lo
stesso biglietto. Com'è possibile? È unico. Ne ho fatto solo uno, lo giuro. Posso vederlo? Ha trovato il biglietto! No, ce l'ho io! No, ce l'ho io! E ora cosa facciamo? Dobbiamo farli entrare tutti. Tutti quanti? Ok, formiamo delle file ordinate. Ma mi raccomando, che nessuno tocchi il bottone rosso. Jelly! Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. If you want it now, just sing this song with me. Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. With many, many fruits and lots of love. If you find the special ticket hidden somewhere, then you can make your own ice cream. If you're lucky and you find it, you will have the chance to taste new flavors that you thought didn't exist. La fabbrica si è fermata. Ma non abbiamo toccato nulla. E abbiamo il biglietto dorato. Ma ne ho fatto solo uno. Com'è possibile? Aspettate un attimo. Perché le jellies hanno... le stampante! Oh, jellies, è colpa loro. Beh, possiamo farci il gelato? Dai, per favore! Ok, ma solo se mi aiutate a far ripartire la fabbrica. È stato incredibile, mi sono divertita. Sì, ci ha fatto piacere avervi qui, ma è stato un po' un disastro. Che sfortuna col biglietto. Ma è una fortuna avervi come amici. D'ora in avanti verremo a prendere il gelato più spesso da voi. Merry Christmas! Cucinando. Aspettami, Tina! Che profumo fantastico! Ehi, è finito, Sauru! Non finirò mai se non la smetti di muoverti. Aglio! Oh no! Bebè, non posso creare in questo modo! Ho bisogno di silenzio! Ok. Per favore, mi daresti della Dino Zuppa? Sarà pronta tra un paio di ore. Oh, ma non c'è niente da mangiare qui intorno. Ascolto un po' di musica così mi concentro. Phoebe, ho avuto una visione. Qualcosa di brutto accadrà. Un gran bel guaio ci sarà. E che cosa succederà? Vaga la visione era. C'era una brutta atmosfera. Su, mettiamoci all'opera. Il principe e la principessa! Ho da controllare se stanno bene! Bene, mi concentrerò e cosa accadrà capirò! Eh? Oh no! Si è mossa ancora! Perché i bebè non riescono a stare fermi? È perfetta! La miglior modella di tutti i mondi! Concentrazione massima! Non sono ancora maturi! Non puoi mangiarli ora. Una volta Sauru ne ha mangiato uno verde e si è messa a volare. Qualcosa di brutto accadrà e accadrà proprio là. Perché ti stai muovendo? Devi fare pipì? Fermati! Ups! Beh, non ci metterò molto. Guarda che faccia! La statua verrà fuori buffa. Hai ragione, sono un po' aspri. Non inghiottirli! Oh, che sensazione strana! Mi sento come... stai volando! Wow, che bello! Principe, principessa! Spero sia urgente perché stavo mettendo in ordine tutti i miei ciucci. State bene? Tina ha avuto una visione. Accadrà qualcosa di brutto. Ne sapete qualcosa? Le stalattiti sono pulite?
Le porte chiuse? Mm-hmm. I cuccioli coccolati? Sì. Non so cos'altro potrebbe andare storto, vediamo. Aspettate un attimo, quella è Tina, la congelata? Così sembra. Sauro non sa che se qualcuno rimane così per molto, rimarrà così per sempre. È quello che Tina ha visto nella sua sfera, aiutiamola! Attenta! Non sappiamo per quanto durerà l'effetto, non andare troppo in alto! Attenta, o cadrai giù! Ecco fatto, manca solo... Sauro! La mia modella! No, Sauro! Aspetta! Devi scongelare Tina! Perché mi stanno seguendo? Evviva! Sono come le Fantasies! Oh? Mia, avrei dovuto ascoltarti. Hai salvato la modella. Vedo che ve ne intendete di arte. Devi scongelare subito Tina. Altrimenti rimarrà così per sempre. Perché non me l'avete detto prima? È quello che abbiamo cercato di fare. Oh, che freddo. Scusa Tina, volevo solo finire la mia statua. Ehi, cos'è successo qua? Che bella quella statua là. È stupenda. Grazie, ma so che manca qualcosa. La prossima verrà meglio. I see words and magic tears. Ora è perfetta. È stupenda. La adoro. Anche io la voglio. La dino zuppa è pronta. Ne voglio un po', ne voglio un po'. Prima io. Oh no, la mia statua. Era questo che preannunciava la visione. Non si è accorta di nulla. Finale per il ballo del mio compleanno. Guardate! Visto? Ora è il vostro turno. Benissimo! Molto mediocre. Oh, dovremo allenarci parecchio. State bene? Oh? E quello cos'è? Wow! Che bel colore! Questa mela deve essere deliziosa! Adesso sa di fragola! E ora di uva! Wow! È un frutto a sorpresa! Ora sa di pera! Guardate! Ce n'è un altro! E un altro! E un altro ancora! Idea! Farò un gelato a sorpresa per il mio compleanno! Supererà di gran lunga ogni ballo! Scusate! Wow! Sa di banana! Wow! Ora sa di lampone! È impossibile! Voglio assaggiarlo! Anch'io! Banana! Mela! Lo adoro! Sì! Ho creato un gelato a sorpresa! È fantastico! Lo adoreranno tutti! Aspettate, torno subito! Che frutti hai usato? Quelli che ho trovato al lago! Prendiamone ancora! È che non ce ne sono molti e vorrei tenerne qualcuno per il mio compleanno. Sì, è un'ottima idea! Ehi, eccomi! Di cosa parlate? Grace vuole mettere da parte qualche frutta sorpresa per il suo compleanno. Oh oh, ho appena invitato tutti a venire ad assaggiarlo. Ma la frutta sorpresa è finita! Ok, allora usiamo quello che ci è rimasto e a tutti gli altri aggiungiamo... Spezie! O sale! Sì, ottima idea! Forza, bebè! Facciamo il gelato! Arancia con olio! Banana col curry! Ma cosa aggiungo alla fragola? Ma sì!
lo zucchero, tanto zucchero. Ascoltate, ascoltate, ho qui il gelato sorpresa. Gelato sorpresa? Wow, come brilla! Non ho mai visto un gelato così. È una sorpresa, vedrai. Che buono! Ehi, non sa di fragola, sa di pera. Adoro la pera. Che buono, fantastico. Ehi, ne voglio uno anch'io. Sì, e io un altro. Oh, ma io li ho finiti. Ehi, ma io ne ho ancora. Sì! Questo a che gusto è? Ghiaccio. E questo di cosa sa? Di terra. Super buono. Ne voglio un altro. Ehi, anch'io ne voglio un altro. Ha, sembra stia funzionando. Il sapore non cambia, ma è delizioso. Fa assaggiare. È dolcissimo. Cosa hai usato? Solo fragole e zucchero. Molto zucchero. La mia pancia! Troppo zucchero fa male alla pancia e ai denti. Oh, non lo sapevo. È che avevo solo la fragola e lo zucchero. Oh, la mia pancia. Oh, che disastro. I bebè stanno male a causa mia. Tranquilla, dovrei avere una medicina per il mal di pancia. Lo sapevo. Eccola. Guardate. Il sapore sarà orribile. Nessun bebè lo berrà. E se non lo berranno, non guariranno. Cosa facciamo? E se lo aggiungessimo al gelato? Ma sì, faremo un gelato che cura il mal di pancia. Ma non ce n'è più. Beh, abbiamo la frutta a sorpresa. E cosa farei al tuo compleanno? Se i miei amici sono ammalati, come posso festeggiare? Forza, andiamo ad aiutare i bebè. Funziona. Siamo tornati e abbiamo dell'altro gelato a sorpresa. No, basta gelati a sorpresa. Fidatevi, questo vi farà bene. Ehi, la pancia non fa più male. Sa di ananas. È ora di lamponi. Il mio sapeva di banana. È ora di melone. È il gelato più buono del mondo. Sì, ma cosa c'è dentro? Sorpresa! Sì! Luci spente! Buongiorno! Su, sveglia! È ora di alzarsi! Oggi è una bellissima giornata! Little Changers! Tutti a casa di Doki! Arriviamo! C'è troppa luce qui! Incredibile! Doki ha le tende chiuse e le luci accese, ma fuori c'è il sole! Andiamo! Non vedo più niente. Ehi, chi ha spento la luce? Ciao, Dotti. Ciao. La luce del sole è molto meglio di quella artificiale e in più risparmia energia. Hai ragione, e con il sole vedo ancora meglio. Grazie, Little Changers. Bravissima, Dotti. Little Changers. Wow, che bello. Ma che cos'è? È un pannello solare, Dotti. Lo sapevi che con i pannelli solari puoi usare il sole per creare elettricità? Con piccoli cambiamenti puoi salvare il pianeta! Meditare ti fa rilassare. Inspira. Espira. Inspira. Little Changers, nella foresta. Che strano, è primavera e non ci sono fiori.
no, non pungeteci! Non vogliamo essere punte dalle api! Stanno usando dei pesticidi sulle api! Dobbiamo salvarle! Oh no! Mi pungono! No! Bebè, non si attaccano le api! Grazie alla loro impollinazione dei fiori abbiamo frutta, verdura, miele. E se pungono è solo per proteggersi. Wow, ci dispiace tanto. Allora lasciamoli stare, faranno il loro lavoro. Bravissime, bebè. Little Changers. Evviva, fiori. Sapevate che le api impollinano i fiori trasportando il polline da un fiore all'altro? Grazie a questo le piante si riproducono e noi abbiamo tanto cibo! Proteggiamo le api! Con piccoli cambiamenti puoi salvare il pianeta! Una strega nei guai! Prim, sei il miglior cucciolo del mondo! Wow, che bel costume! Grazie! È perfetto per la notte più misteriosa dell'anno! La notte delle streghe mangia bebè! Streghe? Ma non esistono! È solo una festa! Una festa con streghe cattive che trasformano i bebè in topi e poi li mangiano! Mangiano? Uno scherzo! Torna indietro! Ehi, Dreamy, sei pronta per Halloween? Ma certamente! Hey, babies, magic tears! No, no! Oh. Su! Ferma! Accelera! Va avanti! Hey, babies, magic tears! Au! Ops, scusa! La testa! Cosa? Mai visto un gatto parlante prima? Sei tu, Stormy. Ok, continuiamo l'allenamento. Ok, riprendiamo. Oh, ma perché non vola? È la scopa! Ha perso i suoi poteri! Sono la peggior strega del mondo! Forse è perché una bebè non magica ci ha visto! Il manuale delle streghe dice che è proibito! Lo so bene, forse l'incantesimo non funziona più. Perché non usi una stregoneria sulla scopa? Non è così difficile! Sì, certo! Ma quale? Come diventare giganti? No. Trasformarsi in rana? No. Ecco qui! Come volare? Ho solo bisogno di una lacrima di formica, le scarpe di un millepiedi... Cosa c'è, Spot? Wow, che bel costume da strega! Sembra che stare insieme a bebè non magici non limiti i miei poteri. Certo, è un costume. Sono Agatha, una bebè come tanti. Sono Dottie. Cosa stai facendo? Solite cose da bebè, niente di magico. Ah, è una ricetta! Che cos'è? Una torta. Mi mancano degli ingredienti. Puoi aiutarmi? Ma certo! Che bello! Forza! È tutto nella norma! Cosa succede? È uno scherzo! Non è divertente! Sì, mostruosamente delizioso! Un momento... Questa non è la mia scopa! Ops, scusa! Di una vera strega! Guardate, è magica! È di una strega! Stava volando e il gatto parla! Le streghe non esistono! Ma come? Ora vedrete! Cucù! Ehi, ecco qui! Bene! No! Ehi, guardate, deve essere la strega! Sì, come no! Andiamo, ora vedrete! Vuole mettere Dottie nel calderone e mangiarla! Dobbiamo aiutarla! Andiamo, le streghe non esistono! Guarda tu stessa! Il calderone è così caldo che ti viene voglia di fare un bagno! Non è vero, Dottie? Le streghe esistono! Te l'avevo detto! Salviamo Dottie! Corriamola tutte insieme, magari si spaventa!
non mangerò i Totti! Fermi! Le streghe non mangiano i bebè! Quindi le streghe non sono cattive? Aiuto! È tutta colpa mia! Sono la peggior strega del mondo! Beh, non proprio la peggiore! Il gatto parlante! Stai solo imparando! Il manuale avrà la soluzione! Fidati di te! Idea! Eccolo! L'incantesimo giusto! Brava! Incantesimo del tempo! La porta si aprirà e tutto come prima tornerà! Ce l'ho fatta! Sì! Sì! Che giornata! Beh, alla fine Connie aveva ragione! Le streghe esistono! E sono buone! Però non sono molto brava! Sciocchezze! Muovi gli oggetti schioccando le dita! Sai usare gli incantesimi! E voli con la scopa! Ma la magia più bella di oggi è stata trovare voi. Grazie per la vostra amicizia. Magic Tears! È tornata! Wow! Questa è davvero la notte delle streghe! Martin e il mistero degli stivali matti. Buongiorno Scarlett. Buongiorno Martin. Ho un calzino. Questo è suo, mia cara. Grazie infinite, Martin. Piacere mio. Aiutare gli amici è la mia specialità, vero Mouse? Tranquillo Bowie, aspetta. Ecco. Di nulla. Oh no, la scala traballa. Sto arrivando. Grazie Martin. Piacere mio. Sono uno sceriffo fantastico. Che bella giornata Mouse. Adoro aiutare gli amici, ma è faticoso. Ora si mangia. Bisogna ricaricarsi. Ok Mouse, anche per te. Adoro il formaggio. Forza Mouse, andiamo a nanna. Buongiorno! Il mantello, il cappello, la spada, il mio distintivo e i miei... E i miei stivali? I miei stivali! Prova a prendermi! Non mi prendi! Sono stanca! Che buon profumo di formaggio! Oh, il profumo viene da Storyland! Bebè! Tanto tempo fa c'era uno sceriffo in città! Gli stivali perse però e un caos si creò! Guardate! Che succede? Degli stivali vivi! Li fotografo, così li vediamo meglio. Non viene, sono troppo veloci. Scusa, ma non capisco. Dice che è un disastro. Sono Martin, lo sceriffo, e non so cosa succede ai miei stivali. Un incantesimo? Un incantesimo sarà? Chi lo sa? Non so nulla sugli incantesimi. E così non posso lavorare. Aiutatemi, vi prego. Ma certo! Su, prendiamoli! Attenti, potrebbero essere ovunque. Eccoli là, da quella parte! Presi! Vanno in direzioni diverse, non li prenderemo mai. Neanche per sogno, formeremo due squadre, vedrete. Totti, Connie, Lady e Jenna cercate il destro. E il resto con me a cercare il sinistro. Forza! Sì! Sì!
Vedete qualcosa? Qui niente. Nemmeno qui. Ma che? Eccolo qui! Ah, ci siamo attorcigliati! È che io sono così affamata! Corri, Lady! Lady, corri, ma non così veloce! Aiuto! E il mio formaggio? Cos'è successo? Ecco la risposta. Oh, che carini! Sono due topini! Ma come sono finiti dentro? Forse, mentre mangiavo il formaggio, delle briciole sono finite negli stivali e hanno attirato i topini. Li capisco! Quel formaggio è il top! Ebbene sì, non tutto è ciò che sembra. Ogni mistero ha una sua spiegazione. Grazie a voi, bebè, ho ritrovato i miei stivali! Sì! Grazie a tutti! Non ce l'avrei fatta senza di voi! Storyland Magic Tears! Un bel gruppetto di amici si formò e fu così che la storia di Martin terminò. Che succede, Lady? Stai bene? Sapete cosa mi manca? Quel formaggio delizioso! Più Cry Juice. Oggi abbiamo ospiti. Bebè, state facendo un ottimo lavoro. È una splendida giornata per tutti i Fruity Beach. Ah, oh no, quella nuvola è grigia però. Aspetta, sembra l'ombra di un bebè che vuol giocare con te. Lasciami stare. Ehi! Oh, è stato facile. Storyland ci sta chiamando. Qualcosa sta accadendo. Cambiamoci e andiamo. C'era una volta un bebè che di notte si avventurava e all'alba si addormentava. Un nuovo sentiero! Dove porterà? No, no e no! Ti ho già detto di no! Chi sarà quel bebè arrabbiato? C'è solo un modo per scoprirlo! Non voglio uscire ora! Se vuoi, vai tu! Con chi sta parlando? Lui è Peter e io la sua ombra! La sua ombra? Sono stanco ora! Lasciami dormire! Se non andassi in giro tutte le notti, non passeresti tutto il giorno a dormire! Ma io non vado in giro! Io vado solo a farti un sacco di giri senza di me! Perché io la notte sparisco! Ma certo! Se non c'è luce, non c'è ombra! Un gioco divertente trovare dobbiamo! Così quei due pace faranno! Io adoro volare! Anch'io! Forza, ti rincorro! Però più tardi, perché adesso sono stanco! Vedete? Peter esce di notte perché non vuole più stare con me. No, non è per questo. Di notte io... Lascia perdere, non importa, vado a dormire. Non ci dice cosa fa di notte. Dobbiamo scoprire di notte cosa fa, altrimenti un'altra lite ci sarà. Silenzio, o ci sentiranno. Mi è calpestato il piede! Sorpresa! Urrà! Ciao, Peter! Che bello! Adoro le sorprese! Siete venuti ad aiutarmi? Sì! Non ti stavamo spiando! Wow! Come brilla! Una lucciola giocosa è! Ma è tanto, tanto triste in me! Sì, ha perso le sue amiche e ogni notte le cerchiamo. Ma è difficile perché ci sono tantissimi posti da controllare e lei brilla sempre di meno. Ehi, ci aiutiamo noi! Ma perché non ci hai chiesto di darti una mano prima? Non lo so, pensavo di potercela fare da solo. E ora brilla così poco. Oh no, la sua luce si spegne! Che bel flauto! La musica la fa brillare. Continua a suonare, brilleranno tutte e così le troveremo. E ora siamo in tanti a cercare. Sì! Cerca, cerca, cerca la luce. Sì.
lucette si muovono in tondo, giran giran per tutto il mondo e brillano la notte. Sono divertenti, vogliono ballare e con la luna vogliono giocare e brillano la notte. Insieme noi le troveremo. Non ce la faccio più. Le troveremo, fatti forza. Guardatela, presto. Mi fa il solletico. Cosa ci faccio qui? È notte. Vi ho trovate finalmente. Ecco cosa facevo di notte. Cercavo di riunire tutte le lucciole. Ma perché non me l'hai detto? Potevo aiutarti. Conosco Storyland meglio di te. Ah sì, eh? In guardia. Direi che ti sei allenata. Forza, io tipo per entrambi. Grazie. La prossima volta vi chiederò aiuto. Io la prossima volta ascolterò Peter. Se in team lavorerai, tutti i problemi risolverai. Grazie, bebè. Storyland Magic Sphere. E così Peter le lucciole trovò e con la sua ombra mai più litigò. Dove eravate? Siete in ritardo, eh? Forza, Ombra! Ora ti prendo! Fammi dormire ancora un po'. Ora sono io ad aver bisogno di riposo.